Una bella storia di imprenditoria femminile, quella di Alba, aquilana d'adozione. Creatività, bellezza, stile e tanto gusto, ma soprattutto la capacità di sapersi reinventare e non mollare mai. Così, dopo il terremoto, si reinventa un'attività e da imprenditrice di moda e dalle passerelle delle bellissime sfilate organizzate all'Aquila e Scoppito, tira fuori una vecchia passione, studia ancora, approfondisce e viene fuori New Eden, un centro estetico che compie 3 anni. Dopo il terremoto ci piaceva coccolare la gente, dentro e fuori. Finalmente io sono rinata qui, sono nuova. Voi che tipo di servizi offrite ai clienti? Tutto il benessere. Come stare in salute, benessere, poi abbiamo il punto di forza che facciamo anche il microblading, che è una novità per le sopracciglia, quindi è un ottimo servizio che è molto gradito. Io sono una persona creativa, mi piace tanto, cioè dalla mattina penso che devo creare oggi, quindi mi piace creare. E dall'altra attività che voi già sapete, abbiamo fatto tante sfilate all'Aquila. Io sono stata onorata perché la prima Scoppito l'ho aperta io, con poi 13 di seguito che poi ho lasciato perdere perché ho cominciato a studiare altre cose. E mi sono presa prima la cura del corpo, come far star bene le donne, e poi dopo ho trovato questo mondo meraviglioso che mi piace tantissimo e ho cambiato. E dà molta soddisfazione? Molto. Dopo il terremoto, purtroppo, come sapete, l'Aquila non era più predisposta, perché io portavo un certo livello dei vestiti, elegante, no? Quindi l'eleganza nostra si è andata un attimo a sminuire. Penso che è per tutti noi l'aquilani questo. Ecco, il centro estetico è anche un momento, diciamo, di piacere. È stato un momento di coccola, perché la gente stava molto stressata, no? Dopo il terremoto, allora veniva a raccogliersi a un posto un po' caloroso, un po' con... voleva più cuore che di vestirsi. Niente, questa era anche la mia intenzione, perché anch'io volevo cuore.